E che succede? Non è che sono attaccati ai propri conflitti, è che la parola felicità spaventa. Felicità è qualcosa che va fuori dagli schemi, ma completamente. Felicità, nelle lingue neolatine, vuol dire capacità di generare qualcosa di nuovo. Pensa se tu tutto un tratto generi un figlio. È chiaro che cambia tutto, no? E tutto quello che c'era prima non è più lo stesso, anche tu non sei più lo stesso. E quante persone hanno il coraggio di cambiare tutto? Nelle lingue germaniche, in una lingua germanica, che è l'inglese, felicità, happiness, collegata al verbo happen, accadere, è il coraggio di farsi succedere cose nuove. Se hai questo coraggio, sei felice. Se non ce l'hai, sei uno che si accontenta. La maggior parte delle persone si accontentano perché non vogliono rischiare niente di quello che hanno. Chi lascia la via vecchia per la nuova sa cosa perde, ma non sa cosa trova. Questo proverbio, che non è un ammonimento, è un annuncio, tieni presente, non è vada di non è, tieni presente. Davanti a questo proverbio si bloccano i destini della grande maggioranza delle persone. Qui si richiede di riflettere naturalmente, perché dal contrasto tra accontentarsi e voler essere felice dipende nella tua vita tutto.